in Washington dopo un lungo viaggio. We all bring the same air. We all carry. E merito anche, direi, soprattutto del popolo italiano. Di Aldo Moro, nessuno altro di tutti. Los imperialistas. Esiste un potere. Questo potere è solo quello dello Stato, delle sue istituzioni. Con le forze che sono destinate per statuto a difendere combattenti di terra, mare e d'aria. I still have a dream. I have a dream. Stimatissimo signor Commendator Borsari, ho letto in molti giornali ciò che sta facendo lei e i suoi 600 bolognesi, cosa che ci riempie di orgoglio solo al pensare di essere suoi connazionali. Non le dirò altro in merito, ma solo la stima e l'ammirazione che questa sua impresa mi ha ispirato, fino al punto di desiderare ardentemente di poter far parte della sua organizzazione e possibilmente raggiungerla al più presto. L'uomo che ha scritto questa lettera si chiama Eraclito Rosa, è di Livorno, è un operaio di Livorno, si è appena sposato e cerca lavoro per sé e per la moglie. L'uomo a cui questa lettera invece è diretta si chiama Carlo Borsari e questa sera vogliamo raccontarvi la storia proprio di Carlo Borsari, una storia sconosciuta e incredibile. È il racconto di un'avventura nella Terra del Fuoco in Argentina. Qui nella Terra del Fuoco Carlo Borsari ha costruito dal niente un'intera città portando uomini e mezzi, più di 2000 uomini, migliaia di tonnellate di materiali, tutto dall'Italia. Questa di Carlo Borsari è una storia dell'Italia del dopoguerra. Siamo nel 1948, l'Italia è uscita a pezzi dalla guerra, con un'economia inesistente e un disperato bisogno di lavoro. Allora, oggi, per celebrare in un modo diverso il 2 giugno, la festa della Repubblica, vogliamo raccontarvi questa straordinaria epopea di italiani all'estero, l'avventura dei 2000 uomini di Carlo Borsari che emigrarono da tutte le regioni d'Italia per andare nella Terra del Fuoco a costruire una città, Ushuaia. Questi uomini che arrivarono in quella terra estrema avevano la piena consapevolezza di essere dei pionieri, per quanto coordinati da un'impresa, ma certamente persone che facevano qualcosa di assolutamente inedito. Io sono il presidente della Compagnia di Elettricità della Terra del Fuoco. È il mio desiderio di poter rimettere in funzione questa centrale elettrica, perché tutti i macchinari più importanti ci sono già installati. C'è la diga, ci sono le turbine, insomma tutti i componenti ci sono, dobbiamo solamente aggiornarli. Nostra macchinaria fu costruita per l'impresa Borsari nell'anno 1948. Ha generato elettricità fino all'anno 1981. La strada del centro l'abbiamo fatta noi nel 49. Non ha mai avuto bisogno di una riparazione e non si rompe più. Ecco, questa è ancora la porta originale. E qui tutto quello che c'è adesso l'hanno fatto tutti italiani, perché sono venuti in massa molti italiani. Il 26 settembre 1948 ero sulla nave Genova quando doveva lasciare l'Italia. Ero sul ponte di comando vicino a mio padre, c'erano le autorità, si celebrava la messa.
sentivo che stava capitando qualcosa di estremamente importante. Poi la discesa dalla nave e la partenza, un dolore lancinante. E un vuoto, un grandissimo vuoto. Mio padre andava, ma dove andava e a fare che cosa? Mi parlava di questi paesi, per me lontanissimi, che io cercavo di costruire nella mia fantasia per immaginarli. La spedizione rappresenta uno sforzo straordinario perché si trasportano tutti gli elementi necessari alla realizzazione di un grande progetto, la creazione di una nuova città. Anche i cinegiornali parlavano di mio padre. Ero appunto una bambina molto piccola e improvvisamente vidi sullo schermo mio padre in primo piano. Mi ricordo che urlai fortissimo, papà! E questo fece sì che mio padre per me fosse una persona straordinaria ai miei occhi, anche se in realtà non capivo bene che cosa stesse facendo. Che cosa si accingeva dunque a fare Carlo Borsari in Argentina? Carlo Borsari era un imprenditore bolognese che aveva già avuto successo in Italia, successo e fortuna, ma nel 1948, lo abbiamo detto, l'Italia era a pezzi. Dall'Argentina l'ambasciata e il consolato in Italia cercano imprenditori e costruttori perché Juan Perón, il caudillo argentino, ha deciso di ripopolare le zone del suo paese fino a quel momento disabitate. Dunque ha bisogno di progetti, ha bisogno di manodopera anche dall'estero. Borsari coglie l'occasione al volo. Per lui, per il suo spirito imprenditoriale, nessuna impresa è impossibile. E allora Borsari accetta la sfida, anche se non sa praticamente nulla dell'Argentina, non ha mai soprattutto sentito parlare di quella località sconosciuta e remota nella Terra del Fuoco, ai confini del Polo Sud, Ushuaia. Quasi alla metà del XX secolo venne avviata in Argentina una politica statale tesa a incrementare la popolazione nelle zone di frontiera del paese. Aumentando la popolazione in aquelle zone di frontiera dell'Argentina. La Terra del Fuoco in quell'epoca era quasi disabitata. Per ripopolare la regione si decise a livello nazionale di incentivare un'immigrazione di italiani, ma che a differenza delle immigrazioni italiane precedenti in altre parti del mondo e nella stessa Argentina, non fossero più contadini, braccianti, ma costruttori. Trabajadores dell'agricoltura, trabajadores del campo, sino che fueron constructores. Per dare corso concreto a questa politica, fu contattata l'impresa Borsari di Bologna, che fu sottoposta al vaglio delle autorità argentine per lunghi mesi. E le autorità argentine volevano capire, fin nei minimi particolari, se lui era effettivamente in grado di costruire tutto quello che gli veniva chiesto. E ricordo come lui era soddisfatto per il fatto di riuscire a risolvere tutte le difficoltà che si potevano presentare per via del clima e della costruzione stessa della fornace che doveva costruire i mattoni. E dopo aver ricevuto l'approvazione per quanto riguarda queste capacità e i progetti a realizzarsi, fu deciso di dare corso a queste opere. Si trattava del pressoché unico caso di immigrazione di lavoratori edili pianificata dal governo. Però dei costruttori. Un esercito di pace e di lavoro è lanciato a nuove conquiste. 600 professionisti, tecnici e operai specializzati si dispongono a ripercorrere la lunga strada segnata dal grande navigatore genovese. In soli 6 mesi fu organizzata una spedizione di persone e di mezzi di grande rilevanza. Eravamo in una Italia totalmente distrutta dalla guerra e reperire navi per il trasporto anche di passeggeri non era possibile. Per riuscire a portare tutti i materiali in Argentina si trovò una nave ad Amsterdam, una carboniera,
E quindi fu necessario cercare di convincere un armatore a trasformare questa nave in una nave adatta al trasporto di merci e di persone. Il Genova è stato appositamente preparato per questa spedizione. Le stive del piroscafo hanno caricato più di 6.500 tonnellate di materiali diversi. Questo fu fatto in modo da poter essere pronti per la partenza in settembre. Era importante poter partire nel mese di settembre in modo da arrivare a destinazione alla fine della primavera australe, avendo davanti il periodo più caldo dell'anno per poter eseguire la costruzione dei prefabbricati. Da Genova, patria di Cristoforo Colombo, gli italiani partono verso la terra del fuoco. Questo popolo di santi, di poeti e di navigatori manda i suoi figli in quelle lontane terre australi le cui infinite ricchezze nascoste aspettano ad essere valorizzate dal loro braccio e dalla volontà del loro spirito. Sulla nave Genova, a bordo della nave Genova c'era la scuola, nella quale non solo ai bambini venivano insegnate le normali materie scolastiche, ma a tutti e a chi lo desiderava venivano impartite lezioni di spagnolo. E che i bambini andavano alla scuola perché gli insegnava l'idioma, tanto in italiano come in castigiano, dopo si insegnava a scrivere, a leggere. Nella nave viaggiava anche la mensa, persino i piatti, persino le posate, persino le acetoliere, per dire. È stato bello perché eravamo come una famiglia, tutti uniti, tutti avevamo necessità di tranquillità perché si veniva di una guerra e tante cose, vero? E lo grande tenia su. Gli uomini restavano in un grande salone dove si poteva giocare a carte, a domino o altri tipi di passatempi. Passatempo. Le donne no, le donne andavano più che altro a vedere un film oppure potevano lavorare all'uncinetto e così si passava il tempo. A lavorare col crochet, con esso si passava il tempo. E pannolini si puliva un poco e si metteva fuori a seccare, perché non ci davano acqua 3-4 ore al giorno, e specialmente quando già 10 giorni più che si navigava, no? Una partenza così rilevante con questo progetto aveva suscitato anche l'interesse del Papa, il quale designò un sacerdote che accompagnasse le persone durante il viaggio e che rimanesse a Ushuaia successivamente. Il Papa donò una Madonna che è tuttora in Terra del Fuoco. Naturalmente si dovettero reclutare anche le persone e queste dovevano avere le più disparate capacità, gli ingegneri, gli architetti, i tecnici per le installazioni delle centrali idroelettriche, al personale esecutivo e quindi i capimastri, i falegnami, i fabbri, gli autisti di cui c'era bisogno, oltre al personale generico. In quegli anni dolorosi per il nostro paese non era difficile reperire manodopera. Carlo Borsari ha pianificato tutto fin nei minimi dettagli, ha anche deciso di filmare tutte le tappe di questa incredibile spedizione e le immagini che avete visto e che vedrete sono infatti originali, realizzate e montate con il commento dell'epoca per conto di Carlo Borsari e ci sono state gentilmente rese disponibili dai figli di Carlo Borsari. La nave affittata da Carlo Borsari salpa dunque da Genova il 26 settembre del 1948. A bordo ci sono 650 tra operai, tecnici, architetti, ingegneri, manovali. 650 migranti che lasciano l'Italia alla volta dell'ignoto pur di poter lavorare e mandare qualche soldo a casa. Ma dove li ha reclutati questi 650 volontari, Carlo Borsari? Alcuni sono naturalmente degli operai, dei tecnici che avevano già lavorato con lui, altri invece sono degli italiani qualunque che hanno saputo di questa opportunità. Uno di questi è proprio Eraclito Rosa, che scrive a Borsari cercando lavoro per sé e per sua moglie.
Stimatissimo signor Commendator Borsari, ho letto in molti giornali ciò che sta facendo lei e i suoi 600 bolognesi, cosa che ci riempie di orgoglio solo al pensare di essere suoi connazionali. Non le dirò altro in merito, ma solo la stima e l'ammirazione che questa sua impresa mi ha ispirato, fino al punto di desiderare ardentemente di poter far parte della sua organizzazione e possibilmente raggiungerla al più presto. So che non sarà tanto facile, e so anche che la vita costì sarà molto dura, specialmente i primi tempi, ma credo anche che il sacrificio mio sarà un giorno utile per l'avvenire dei miei figlioli, e volentieri mi assoggetterei a qualsiasi lavoro pur di creare per la mia famiglia un avvenire di serenità e di lavoro. Perciò sono qui a pregarla di volermi prendere in considerazione, dispiacendomi solo di non essere uno specialista, come immagino lei abbia bisogno, ma ho tanta voglia di lavorare, tanta volontà di fare, che mi creda non sarò né un peso né un numero. Come le ripeto, non sono uno specialista, né ho un mestiere vero in mano, per ragioni che lei ben capirà, guerra dopo guerra, però ho una buona conoscenza di motori a scoppio, ho una fibra fortissima e perciò adatta a qualsiasi lavoro. Una condizione, mi scusi se parlo di condizioni, ma dato che mi sono sposato da appena un anno, desidererei venire con mia moglie subito, che potrebbe essere utile anche lei alla comunità. Essendo diplomata in ragioneria e laureata in letteratura inglese all'Università di Cambridge, potrà fare qualsiasi altra cosa che sarà necessaria. Sono certo che non vorrà negarmi il suo autorevole appoggio, tenendo presente che di me può disporre sin da ora come e dove vuole. La prego, non mi lasci freddare l'entusiasmo che ho per la sua opera, perché sono sempre riuscito, ogni qualvolta mi sono sentito trasportato per un lavoro. E anche se dovessi essere l'ultima rotella del suo ingranaggio, sarei sempre orgoglioso e felice di appartenere alla sua organizzazione. Pertanto, nell'attesa di una sua risposta, ben distintamente la saluto. Eraclito Rosa. Siamo, lo ripeto, nel 1948 ed è impossibile capire fino in fondo l'eccezionalità di questa storia, la storia di Carlo Borsari e della sua impresa, se non si ritorna a quel periodo. Siamo nell'Italia del dopoguerra, invasa da cumuli di macerie, dove ancora non è arrivato il piano Marshall, dove la ricostruzione stenta ad avviarsi. Un'Italia, insomma, della disoccupazione e della miseria, tanto che perfino Alcide De Gasperi, in un discorso di quegli anni, dirà agli italiani: riprendete le vie del mondo. L'emigrazione, dunque, per molti italiani è una scelta obbligata, l'opportunità offerta da Carlo Borsari, dunque, va presa al volo. A seguito di annunci sul giornale, un po' per contatti, da quello che ho saputo, con parroci o altre persone, si presentarono in molti. Beh, l'Italia, quando sono io partito, non era cominciato ancora il famoso Plan Marshall e non c'era molto lavoro. Io andavo vendendo frutta con una bicicletta e un cassone di legno sul manubrio, toccando il campanello. Nel mio paese tutti mi conoscevano e mi dicevano: «C'è, però come ti sei ridotto?» Per tutta la mia famiglia avevo lavorato sempre in costruzione solo. Qua 650 famiglie col primo barco nel 48. A Milano mio marito ha trovato un collega della guerra dell'Africa, e gli ha raccontato ognuno la sua vita. Lui dice: c'è un'impresa Borsari che va, vogliono fare una città al sud dell'Argentina, vero? E hanno bisogno di un medico. E allora mio marito si è presentato di Borsari, e allora poi dopo siamo venuti qua. Quello che volevano erano tranquillità, una vita in famiglia, che non ci mancara il pane, che avevamo il nostro lavoro. Io era il più piccolo di tutti quelli italiani che sono arrivati nell'anno 1948, e come ho nato
5 giorni prima di partire verso l'Argentina, mi hanno posto il nome di Carlo in omaggio e anche il mio padrino, il signor Carlo Borsari. Ho salutato i miei familiari e sono venuto via. Dove vai? Mi dicevano, alla Terra del Fuoco. E mi vino in casa e mi dico, Miralis. Un giorno arriva a casa mio marito e mi dice, prepari i documenti e tutto quello che serve, perché emigriamo in Argentina. Guarda, gli dico, per me andiamo dove ti pare, anche coi bambini. Non importa dov'è questo posto. A me basta che i bambini non soffrano e che sia un posto sicuro. Il viaggio si compie sotto i migliori auspici, è come una lieta avventura. Ed è la prima volta nella storia dell'emigrazione che si organizza un'impresa tanto importante non solo per il suo apporto umano e materiale, quanto per l'apporto spirituale alla prosperità e al progresso. All'epoca la maggior parte degli emigranti partiva alla spicciolata. Questo fu uno dei pochi casi di immigrazione organizzata. Era per loro chiaro che cosa andavano a fare e che cosa avrebbero dovuto costruire nel tempo. Un nuovo destino si apre a questi uomini, a questi pionieri del progresso che affrontano una nuova tappa della vita pieni di fede nel loro domani. Ma quando che dall'eco? Quando da lontano ho visto la cordigliera e il mare, ero felice, perché ho pensato di essere a Trieste. Mi puse contenta perché dico, va, sto in Trieste. Non è l'Argentina, mi dicevo, è Trieste. Sto in Trieste. Sì, perché l'arrivo dal mare è molto simile. Molto parecida. Presto a poco si sapeva dove si arrivava. Io avevo un'idea chiara di che cos'era la Terra del Fuoco. Perché fin da ragazzo mi chiamava l'attenzione, avevo letto qualche cosa sulla Terra del Fuoco. Ho comprato un dizionario, ho cominciato un paio di mesi prima di partire, quando sono venuto qui già mi difendevo con la maniera di parlare. Il Genova imbocca il grande canale di Beagle che porta alla lontana città argentina. E siamo in vista della meta, Ushuaia. Lontano angolo della terra dove enormi ricchezze nascoste aspettano soltanto lo sforzo dell'uomo per convertirsi in una grande forza economica. E l'impulso dei pionieri italiani darà a questa città della Terra del Fuoco un nuovo volto in una vitale trasformazione. Questa è la Lancia Surubì che nell'ottobre del 48 andò incontro alla motonave Genova. E a bordo di questa lancia c'era l'ammiraglio Anadon, ex governatore della Terra del Fuoco, che venne a porgere il suo saluto agli emigranti italiani. Si può ricordare che a quell'epoca la Terra del Fuoco non era una provincia politicamente strutturata come le altre dell'Argentina, ma si chiamava Territorio Nacional de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur ed era retta da un governatorato marittimo, quindi nominato direttamente dal governo centrale di Buenos Aires ed erano normalmente ammiragli. In questa terra così lontana dall'Italia, così sperduta, vicino al Polo Sud, bisogna costruire un'intera città. Dopo un mese di navigazione, alla fine dell'ottobre del 1948, la nave Genova arriva a Ushuaia. Ne scende Carlo Borsari, che avete visto, quell'uomo corpulento, massiccio, e i 650 tra tecnici e ingegneri che ha portato con sé. È il momento di dar via il via ai lavori. Tutti avevano la consapevolezza di essere partecipi della costruzione di una nuova piccola città, laddove praticamente nulla esisteva. Per capire cosa significhi questo, è importante ricordare che nella città di Ushuaia la struttura più importante esistente fino allora era un carcere. Ricordiamo che il generale Perón nel 1947 ordina la chiusura di questo carcere. Con un decreto del governo si decise di attrarre la presenza di immigrati italiani per riqualificare la zona. Perché addirittura erano più numerosi i detenuti che la cittadinanza. Che la popolazione della città.
Testimoni dell'epoca raccontano che c'erano 550 carcerati e 500 abitanti. Dato por los padres salesianos. La popolazione di qua non era abituata a vedere un simile esercito di persone che lavorava in una forma perfettamente organizzata e coordinata. Abbiamo preso il sopravvento immediatamente. Abbiamo trovato buona gente, sì, però poca gente. Qui c'erano ex guardiacarcere, ex condannati che erano stati lasciati qui perché avevano già la condanna quasi finita e l'età molto avanzata, c'erano vari di quelli lì, però era poca gente, 700 persone. Imbarcano, la nuova patria li accoglie, qui si costruiranno le nuove case e ognuno partecipando all'opera gigantesca apporterà un nuovo contributo alla propria prosperità di domani. L'impresa portò in quei lembi estremi tutto l'occorrente per costruire in primo luogo case prefabbricate e poi tutto l'occorrente per le case in muratura, quindi un impianto per la produzione dei laterizi, i macchinari per il trasporto merci, per il trasporto dei materiali, per le escavazioni. Le gru agganciano dalle stive il materiale che viene sbarcato e che si accumula sulle banchine del porto. Il commendator Borsari controlla personalmente tutte le operazioni di sbarco. Queste sono attrezzature di grandissime dimensioni, tutte smontate pezzo per pezzo, stivate nella motonave Genova, sbarcate e rimontate poi a Ushuaia. E tra queste, per esempio, la centrale idroelettrica, i macchinari per la produzione del legno compensato, le scavatrici, gli automezzi, eccetera. Ricordo di aver visto anche quando in età più avanzata sono andato in quelle zone, ho visto macchinari tedeschi, inglesi, americani. Ecco, questo indubbiamente deve essere stato uno sforzo estremamente grande. Queste sono due macchine di origine tedesco, già avevano una potenza di 175 kW ognuna, vedevano dell'energia sufficiente per la città di Ushuaia fino all'anno 1960. Ricordo per la sua scenografia, se così si può dire, una grande caldaia. Era tutta smontata naturalmente ed è stata rimontata in loco per la produzione del vapore. Questo è l'edificio della fabbrica per la produzione di legno compensato e nel 1948 era l'edificio industriale più grande del Sud America. All'interno di questo edificio oggi si trova un centro sportivo e questo centro sportivo si chiama La Caldera e prende proprio il nome da questa caldaia per la generazione del vapore e per questo motivo viene conservato. Moltissime case, la centrale idroelettrica, il mattatoio, la scuola e la cosiddetta passerella, una scorciatoia che dalla città portava all'aeroporto attraversando la baia, è percorribile in auto. Provvisorie baracche, si inizia il ritmo della nuova vita con le sue impellenti necessità.
senza perdere un momento è dato mano all'esecuzione delle opere. Ed ecco in marcia l'opera dei moderni titani, dei fabbricatori di città. Un giorno venne un governatore, dice: qual è il capataz? Mi chiamano, vado, signor. Dice: io il 25 di maggio voglio inaugurare questa opera. Impossibile, gli ho detto. Come impossibile? Io la voglio inaugurare. Ho detto: guardi signore, se lei la vuole inaugurare, la può inaugurare anche oggi, perché il 25 di maggio è uguale oggi. Allora è venuto all'impresa, che voleva che mi licenziassero. L'ingegnere Bertagni mi ha cambiato di opera. Mi ha mandato a fare giusto le case della Marina. La costruzione delle strade è un'importanza essenziale. Con gli elementi appositamente portati si traccia la planimetria della moderna usuaia. Anche le opere idrauliche hanno il privilegio della precedenza per la loro importanza. Generose sono le montagne della Terra del Fuoco, insorgenti di cristalline e abbondanti vene idrauliche, molte delle quali scendono dal disgelo della cordigliera. Fu deviato il corso di un piccolo fiume per poter disporre dell'acqua necessaria. A monte di questa deviazione fu costruito anche il potabilizzatore dell'acqua. Sorgono enormi costruzioni di emergenza per il deposito delle macchinarie. Ecco come si procede alla rapida erezione di case d'abitazione per gli uomini già sul posto e per le famiglie che li seguiranno, non appena sia stato predisposto tutto quanto può rendere più comodo il soggiorno. Sul posto stesso d'impiego si fabbricano i mattoni per la costruzione delle case in muratura. Le case stabili, quelle che dovranno durare, vengono costruite con materiali della migliore qualità. Sono le case che offriranno tepido e comodo alloggio, dotate di ogni servizio, con attrezzature igieniche, riscaldamento, acqua calda e fredda e tutto quanto può servire perché la vita domestica trascorra nel migliore dei modi. Certo, loro si dividevano per quadriglia, per gruppo. Allora fra loro giocavano e facevano una scommessa a vedere chi faceva più lavori che gli altri. Allora lavoravano. Lì non c'era orario, lasciavano quando già non c'avevano più luce, però lavoravano. Così che sempre era una casa che finivano. Ed ecco l'attrezzatura chimica del laboratorio speciale che è stato istituito ad Ushuaia. E dopo la fatica, la ricompensa. E abbiamo lavorato anche nell'inverno, perché se no non arrivavamo a terminarle. Noi i primi mesi abbiamo vissuto con il famoso sol di noce, era una lampada a petrolio con la camicia di tela, si prendeva di notte, non avevamo luce elettrica. Non era molto, molto comoda, vivevamo in una stanza dove c'erano tre castelli di tre letti ognuno, eravamo nove in una stanza di 3x3 e una parte dormiva nella stiva di un barco e c'erano vari galponi, varie baracche consente, che erano le baracche che avevano gli americani, che quelli stavano costruiti, cioè, lì sono andati a vivere molta gente che era sola, diciamo, soltera o senza la famiglia, scapoli soltera, scapoli. Eravamo tutti uniti e non avevano avuto, mancava qualche cosa, vero? Specialmente la frutta. Poi dopo, piano piano, sono sistemate quelle cose. E ogni famiglia aveva il suo orto e così
potevano anche sistemarsi col mangiare, vero, un poco meglio, perché qui non veniva la frutta di fuori. Ecco i particolari della costruzione della strada principale e centrale della città. Tutto è stato previsto perché dalla sua configurazione si veda l'importante centro urbano che è sorto. Abbiamo fatto una massicciata di pietra sotto, poi dopo ghiaia più fina, finché abbiamo fatto là. Non si è mai riparata quella strada lì. Anche la costruzione di una diga rientra nel piano delle realizzazioni progettate. Siamo venuti con mio padre e mia madre e mia sorella, abbiamo vissuto da un principio qui. Io avevo un anno quando il mio papà è andato a Ushuaia con la sua impresa e con tutti gli italiani, per cui non potevo avere la percezione chiaramente di quello che stava facendo. Ma la prima volta che arrivai a Ushuaia rimasi veramente colpita dalla grandiosità di questo progetto, di cui lui evidentemente si era innamorato, nonostante avesse già la sua attività, la sua fabbrica. Un progetto grandioso, dunque, quello di Carlo Borsari, che stupisce perfino i suoi familiari. Ma chi era Carlo Borsari? Borsari era nato a Bologna nel 1913, era l'ultimo di 5 figli di un ferroviere. A 23 anni Borsari ha costruito la sua prima impresa edile. La sua prima commessa è una colonia estiva per bambini a Dobbiaco. Poi Borsari diversifica la sua attività, apre anche un mobilificio e subito dopo la guerra ha l'incarico di sminare l'Appennino bolognese dalle bombe degli alleati. Ma Borsari era soprattutto, anzi anche moltissimo, un uomo generoso, un imprenditore amatissimo dai suoi operai. Quando Bologna viene bombardato durante la guerra, Borsari invia le squadre della sua azienda per scavare tra le macerie e per soccorrere i feriti, e le porte della sua fabbrica sono sempre aperte per chi cerca rifugio dai nazisti. Insomma, un uomo generoso ma anche un abile uomo d'affari che con il suo carisma e il suo entusiasmo riesce a coinvolgere centinaia di persone in un'impresa come quella di costruire Ushuaia. Padre ha colto l'occasione che gli veniva fornita dal governo argentino e dalle sue esigenze per costruire qualcosa che era la sua concezione della vita. E c'era in lui proprio il piacere di risolvere le difficoltà. E lui doveva risolvere il problema di come costruire i mattoni per costruire le case. Come lavoravano quegli operai, eh? Intelligentissimi, con la testa e i braccia, perché non c'erano molte cose come adesso. Bisognava prendere quello naturale, quello che ci avevamo intorno. Un momento di particolare unione tra gli emigranti e l'impresa stessa fu la costruzione della chiesa. Le manodopere posero a disposizione il proprio tempo libero per la costruzione. L'impresa fornì i materiali. All'interno di quella che fu un tempo la cappella della comunità degli immigranti italiani resta ancora la statua originale della Madonna che Pio XII donò a nostro padre affinché fosse portata in questa città. Noi ritenevamo normale essere lì, non riuscivamo ancora a vedere
che impresa avevano fatto i nostri genitori. Queste persone che venivano prevalentemente dalla Valle Padana e dal Friuli, anche se anche da altre parti d'Italia, si sono trovati in una natura completamente diversa da quella cui erano abituati e hanno cominciato a navigare per i canali delle isole della Terra del Fuoco, hanno visto le foche. In terra si sono organizzate partite di caccia, ma non di fiere selvagge, ma di miti conigli. Conigli di Garenna molto abbondanti nella zona. È uno sport sano che porta anche una piacevole varietà nella mensa. La fauna di Ushuaia è ricca di esemplari marini. C'è una grande abbondanza di foche, abbondanza che si presterebbe all'industrializzazione. È un'altra delle ricchezze del territorio. Sono andati a cavallo, in quei boschi dove c'è la sensazione che nessun essere umano possa essere passato prima, sotto cieli mutevoli e in continuazione nell'arco di una giornata. E sono sensazioni forti che penso siano restate nel cuore, nella mente di tutti quelli che le hanno vissute, così come sono rimaste per tanti anni anche nel mio cuore e nella mia mente. Insomma, pur con tutte le difficoltà, il sogno di Borsari sembra avverarsi, quello di costruire una città da zero, così come lui la immagina. Le case vengono completate, abitate, si inaugura la chiesa con la statua della Madonna regalata da Pio XII e la vita a Ushuaia assume un tono di normalità con le battute di caccia, l'abbiamo visto, i bambini che giocano sulla neve. All'improvviso però Carlo Borsari si trova nell'occhio del ciclone. In Italia il suo successo non piace a tutti. Dalle colonne di alcuni giornali si comincia a dire che Borsari sfrutta i suoi operai, che li paga poco, che non mantiene sostanzialmente le promesse che ha fatto. La questione Borsari arriva fino al Parlamento, alla Camera dei Deputati. Borsari reagisce però naturalmente a modo suo con un telegramma, questo. Ministero Esteri, Direzione Generale Immigrazione, Roma. Pregiomi comunicare testo telegramma inviato Onorevole Presidenza Camera Deputati, stop. Relazione recente discussione Camera Deputati et attuale tendenziosa campagna giornalistica concernente condizioni vita et lavoro immigrati italiani Ushuaia Terra Fuoco. Prego, onorevole Presidenza, voler designare commissione 3 parlamentari, compreso ex sottosegretario Magrini, visitare Ushuaia con viaggio mie spese. Scopo constatare personalmente reale situazione. Stop. Informo aver comunicato presente telegramma Ministero Esteri et Ministero Lavoro et Ambasciata Italiana Buenos Aires et vari giornali italiani. Carlo Borsari. In realtà, naturalmente, nonostante Borsari lo avesse richiesto, nessuna commissione parlamentare italiana andrà mai ad Ushuaia. Il Ministero degli Esteri si limita a mandare nella Terra del Fuoco l'ambasciatore italiano in Argentina, Giusto Arpesani. Di ritorno da Ushuaia, l'ambasciatore riferisce a Roma e scrive testualmente che i lavoratori italiani vivono in case comode, ben riparate, dotate di acqua calda, di acqua corrente, calda e fredda, che i salari sono pagati regolarmente e che è previsto a breve un aumento. In definitiva, conclude l'ambasciatore, le notizie pessimistiche pubblicate dalla stampa italiana debbono ritenersi infondate. E che le cose stiano effettivamente così lo testimonia anche un altro documento, una lettera che un gruppo di operai scrive a Carlo Borsari in occasione del pagamento dello stipendio pagato ad Ushuaia.
rispettabile commendator Carlo Borsari. Oggi primo giorno di paga in terra argentina. In questa terra che solo in merito suo abbiamo avuto il beneficio a venire, in questo giorno maggiormente riconosciamo la sua alta sincerità ed il suo animo buono. In merito suo noi possiamo aiutare decorosamente i nostri cari. Non abbiamo parole per deporre la nostra grande riconoscenza, il nostro grande grazie. Un gruppo di amici friulani, Burelli Giovanni, Bassi Arturo, Burelli Lino, Fattori Aldo, Pio Raffaelli, Pinozio Ernesto, Pinozio Giovanni, Galliuzzi Bruno, Nassinvera Bruno, Cantarutti Mario, Paluzzano Luigi, Taverna Ernesto, Taverna Benigno, Guerra Giuseppe, D'Antoni Renzo, Armellini Riccardo. Sicuri di interpretare il pensiero di tanti altri, le sapremo darle onore con le nostre braccia. C'era lo stipendio che uno, per esempio, come veniva dall'Italia, non c'aveva molte cose, vero? E qui sempre c'aveva soldi che rimanevano dallo stipendio per poter comprare altre cose. Poi molti mandavano i soldi in Italia e a 2 anni del contratto ritornavano in Italia. Ogni persona partiva con un contratto ed aveva la certezza di poter svolgere le mansioni di cui era capace e che presto si sarebbe ricongiunto con le proprie famiglie. Infatti era previsto l'arrivo, dopo qualche mese, di una seconda nave con le famiglie. Sarebbero arrivate le mogli, i bambini. Oramai i focolari nuovi sono pronti e i pionieri aspettano ansiosi l'arrivo dei familiari di letto. Adesso sono quelli che erano rimasti in Italia che si dispongono a varcare il mare verso la terra remota e generosa che offrirà loro il benessere e la prosperità vagheggiate. Io sono venuta con Giovanna Costa, con mio padre e mia madre e mia sorella. Un altro contingente di 550 persone si mette in marcia. Questa volta l'effettivo è composto principalmente di madri, di mogli, di figli che vanno a dividere con i loro rispettivi capi famiglia le ore di lotta e di felicità. Ecco Ushuaia, sono giunti. Io mi ricordo il giorno che sono arrivati e ho avuto la fortuna di andare al porto, ho preso una lancia e sono stato uno dei primi a arrivare sulla nave a salutarli. E quando ho visto mia moglie, come tutti, no? Un grande abbraccio. Una stretta fremente, commossa, scintillante di lacrime e di felicità, i pionieri hanno il primo grande premio per i loro eroici sacrifici iniziali. I locali, in maggioranza uomini, furono molto colpiti da queste donne bionde con gli occhi azzurri, con la pelle bianca, che erano arrivate con il contingente degli italiani. Nel contingente degli italiani, bellissime mujeres. Si fa una vita di lavoro e di focolare senza che sia obbligato nessun particolare di quanto può renderla più gradita in tutti i suoi aspetti. Beh, lei pensava che erano case con appartamenti, case grandi, come no, erano tutte case di un solo piano, come sono adesso, con case di 4 appartamenti e case di 2 appartamenti. Quelle di 4 appartamenti erano quelli che erano marito e moglie, per esempio, o un figlio. E gli altri avevano con 2 stanze da letto, con 3 stanze da letto, case più grandi. Erano solo 2 appartamenti per casa. Questo è tutto riformato, no? Però la porta è originale. La porta è originale, portata dall'Italia. Lì era la cucina di un appartamento, di una casa, e lì c'era l'altra.
cucina. Qui erano due stanze, una stanza qui e una stanza là, perché erano due case così che noi abbiamo unito tutto. Questa è la camera che è anche tutta riformata, perché sotto c'è il materiale originale. Guarda, quello lì è originale, la finestra. E il tetto è originale. Prima la porta si apriva di fuori. Allora un giorno mio marito, esto tan brutto, ¿para qué miércoles habrán puesto la puerta así? Dice que se abra para allá. Un giorno ha nevicato. Così forte, un metro e mezzo di neve, cioè. Mio marito è andato ad aprire la porta, l'aveva cambiata di luogo, si apriva per qui. Quando è andato ad aprire la porta c'è venuta tutta la neve sulla faccia, allora ci ho detto, hai visto perché gli italiani ci hanno messo la porta, perché si facevano cammino con la porta, spingevano la neve. Eccola qui, nuova di zecca. Le prime famiglie italiane già la occupano. Guardate questa madre che porta i bambini a prendere il sole, come si è già abituata al paese. Come si sono abituati questi bambini che giocano. La nuova chiesa del padre di Don Bosco. Così la vecchia e nuova Ushuaia si fondono in una città sola. Dopo due anni di lavoro intenso e incessante, le opere commissionate vengono concluse e quindi alle autorità argentine viene consegnata, si può dire, una nuova città di Ushuaia, con nuovi quartieri, nuove strade e quant'altro può costituire la base di uno sviluppo dell'isola. Terminato il contratto, furono numerosi gli emigranti che ritornarono in Italia. Numerosi rimangono in Argentina, andando via via dalla Patagonia su verso il nord, e molti hanno realizzato imprese che tuttora poi sono presenti, pochissimi in Cile, e un gruppo non esiguo rimase a Ushuaia. È un paese lontano, molto lontano dall'Italia, in capo al mondo, dove l'estate e il giorno dura molto tempo. E l'inverno la notte è lunga, ma dove c'è pane, lavoro, pace, tranquillità, rifugio dalle guerre, dall'odio, dalla violenza, dal bisogno. È un bel cielo da guardare, un cielo che fa pensare all'Italia. Chi ritornò in Italia poté farlo beneficiando del biglietto pagato dall'impresa come da contratto. Di quelle 2000 persone che fondarono la nuova Ushuaia, immaginata da Carlo Borsari, molte, l'abbiamo sentito, tornarono in Italia, ma molte restarono in Argentina. Oggi Ushuaia è una cittadina di 40.000 abitanti, molto più grande di quella costruita tra il 48 e il 50 da Carlo Borsari e dai suoi uomini. Molti di loro vivono ancora lì nella Terra del Fuoco e conservano vivo il ricordo di quella straordinaria impresa che vi abbiamo raccontato oggi. Sono stato 19 anni senza ritornare in Italia. Dopo 19 anni sono tornato e mi hanno chiesto perché non rimani. L'Italia che ho trovato 19 anni dopo non mi piaceva. E io ci ho contento perché tenia. Io ero tutta felice perché avevo tutte le cose. Beh, tutte le cose. Quel poco che era sufficiente per crescere i bambini e per ripararli dal freddo. E per non fargli mancare nulla e che potessero anche andare a scuola. Questa era la mia felicità. E la felicità mia era essa. Avevamo tutto qui, officine, mercato, tutto era qui. Era un paradiso. Ci troviamo all'inizio di quello che gli italiani chiamarono
il villaggio nuovo. Per alcuni anni furono utilizzate dagli immigranti italiani e successivamente, una volta terminato il loro contratto di lavoro, una volta libere, furono utilizzate dal personale civile e militare della base navale. Il complesso di opere realizzate a Ushuaia dall'impresa Borsari è tuttora apprezzato e ammirato per la sua resistenza al tempo. Ed è importante ricordare che la città mantiene questi quartieri e questi edifici ancora pienamente abitati e sfruttati. Quindi questi testimoni dell'opera compiuta non sono testimoni muti, ma svolgono ancora in pieno le loro funzioni. Di costruzioni hechas perché utilizzate a pleno. A mio intender, se produce. La mia opinione è che l'apporto degli italiani ha prodotto una frattura netta nella storia della città. Una villa precaria, molto precaria. Che in quegli anni si trasforma da paesino di poche case in legno ad una città sempre più viva. E cada vez más pujante ciudad. Mio padre era convintissimo che Ushuaia avrebbe avuto uno sviluppo ulteriore molto grande, e su questo gli dobbiamo dar ragione, basta vedere oggi cosa c'è. Mi diceva sempre: vedrai il turismo come arriverà lì, vedrai come si svilupperà. È un museo che occupa. Questo museo fu inaugurato nel 1995 e occupa quello che fu l'antico penitenziario della città. Dentro, in una di queste sale, pudimos conformare. All'interno, tra le varie sale, ne abbiamo dedicata una all'immigrazione italiana. All'immigrazione italiana, in speciale. In particolare a ciò che sono state le gesta dell'impresa di Carlo Borsari in questa città australe. La rilevanza, ma soprattutto l'eccezionalità di queste opere ebbero una vasta eco, al punto che il Geographical Review dedicò numerose pagine in una propria pubblicazione alle realizzazioni dell'impresa Borsari ad Ushuaia, citando dettagliatamente la disposizione dei due villaggi costruiti e altre opere eseguite. E nei primissimi anni 50 il National Geographic pubblicò una carta del Sud America in cui si vede chiaramente che nella Terra del Fuoco, a fianco della capitale Ushuaia, è citata una località chiamata Impresa Borsari. E 50 anni che fatto non è ancora caduto. Thank you.